per una nuova ISEE. Organizzazione degli uffici regionali. Dibattito sulla fecondazione eterologa. 7 giorni in consiglio. In apertura di seduta il 10 settembre, il Consiglio regionale ha ricordato i capitani Alessandro Dotto, Giuseppe Palmiteri, Mariangela Valentini e Paolo Piero Francese, deceduti nell'incidente aereo del 19 agosto scorso. L'Assemblea ha poi approvato la legge di riorganizzazione degli uffici della Regione e una mozione per migliorare l'ISEE. L'assessore alla sanità ha poi svolto una comunicazione sulla fecondazione eterologa, cui è seguito un ampio dibattito. In evidenza. Approvata all'unanimità nella seduta del 10 settembre la mozione che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Ministero competente per ottenere un intervento del Parlamento che eviti di conteggiare nel calcolo del nuovo ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, l'indennità di accompagnamento delle persone disabili. Primo firmatario del documento, il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la legge che modifica e innova la normativa regionale sull'organizzazione della Regione. Come illustrato in aula dall'assessore al personale Giovanni Maria Ferraris, il testo prevede tra l'altro anche l'introduzione della figura del segretario generale della Giunta regionale, con potere di controllo, valutazione e anche sostitutivi nei confronti degli altri direttori, che verranno ridotti dagli attuali 16 a 10. L'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta, nella sua comunicazione al Consiglio regionale, ha anche riferito che la fecondazione eterologa si farà in 3 centri pubblici: gli ospedali Sant'Anna e Maria Vittoria di Torino, l'ospedale di Fossano e un centro privato, il Promea di Torino. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con l'intervento di tutti i gruppi consiliari. La 5ª Commissione Ambiente ha modificato la legge vigente in sintonia con la normativa nazionale, stabilendo che per la raccolta dei funghi non sarà più necessario pagare l'imposta di bollo e il titolo sarà valido semplicemente esibendo la ricevuta di pagamento compilata correttamente.